cari amici, benvenuti a questo nuovo video sul canale Planet Spin Fishing. Oggi vi porto con me in questo video dove vi porto a conoscere il primo trofeo di pesca a spinning in mare che si è svolto a Battipaglia in provincia di Salerno. Vi farò conoscere qualche amico, vi do qualche dettaglio su questo evento e speriamo di divertirci insieme. Andiamo! Vi racconto un po' la giornata di oggi. È cominciata verso le 6 di mattina, quando c'era il raduno di tutti i pescatori. Alle 6 e mezza abbiamo iniziato le registrazioni, alle 7 siamo andati in pesca. Il primo squillo di trombe, il suono di trombe, ha diciamo scandito l'inizio della gara di pesca. Alle 9 c'è stato un time break, era possibile pescare nei diversi settori e poi alle 11 c'è stato lo stop alla gara. Durante la giornata ci sono stati vari approcci di pesca, dalla tecnica top water per la ricerca diciamo del serra e di pesci più attivi verso la superficie dell'acqua, fino alla mezz'acqua e al fondo, dove tanti pescatori hanno utilizzato le esche siliconiche, esche in gomma con testine piombate per la ricerca di predatori come la spigola. Condizioni meteomarine della giornata: un mare in ampia scaduta, colorazione dell'acqua molto scura, molto torbida, causata dalle piogge dei giorni precedenti e anche dal moto ondoso. Per quanto riguarda il meteo, invece, è stata una bellissima giornata piena di sole, quasi una giornata estiva. Sono tanti gli amici che sono venuti qui per qualche ora di pesca in compagnia, c'è anche Claudio. 5 secondi, un commento. Ragazzi, su questa giornata. È una giornata bellissima, certo, vabbè, il mare è un po' così, c'è un po' di onda, però ci sta insieme, è importante stare insieme e condividere la passione. Grande Claudio, è l'occasione per stare in pesca con amici che non ci vediamo anche da tanto tempo, no? Riccio. Emanuele e Michele del club BFC, sempre presenti, grazie ragazzi. Anche Edoardo al nostro raduno, primo trofeo pesca spinning in mare. Un commento di 5 secondi. È un mare un po' difficile, ma qualche pesce si è visto dopo lo sporco, diciamo. Non molliamo. Si avvicinano più tardi al sole alto. Non molliamo, ma l'importante è esserci, no? Esatto. Non molliamo. Ci proviamo, ci proviamo. Il mare per l'onda è meglio di quello che si aspettava, però un po' torbida l'acqua, ma col sole alto si può provare. Ottimo. Sicuramente ci dovevate essere. L'importante è esserci, è giusto Ale? Esatto. Un saluto a tutti gli amici che volevano venire e non ci sono potuti. Sarà per la prossima. Ciao. 5 secondi, la giornata di pesca che ci vogliono. Compagnia, con gli amici. A noi ci interessa le catture. Questo è lo spirito giusto. We'll be right back.
Abbiamo anche la quota rosa. La nostra amica Martina ci dà un commento a caldo su questa giornata. Breve, 5 secondi anche per te. Assolutamente. Oggi sono in, diciamo, in qualità di assistente del mio marito pescatore. La giornata è bellissima, l'atmosfera è fantastica, si respira molta amicizia, cooperazione, voglia di stare insieme. Grazie, sì. Martina. Ancora un altro commento a caldo, anzi a caldissimo, con il nostro amico Michele. Anche lui ha le prime esperienze come tanti altri amici qui, no? In oggi sì. È la giornata dedicata proprio allo stare insieme. Sì. Se esce il pesce è tutto in più, perché l'importante di oggi era esserci e divertirsi. Grande, ragazzi, Michele. Ragazzi, bellissimo evento. Faccio i complimenti a Luigi. È troppo buono. L'organizzazione, ragazzi, veramente. Lo taglio, questo lo taglio. Le pubblicità no, non ne ho bisogno. Grazie, Michele. Però, come ha detto Luigi, un evento per stare insieme, per divertirsi e passare una bella giornata. Diamo sempre spazio alle nuove generazioni di pescatori e abbiamo con noi Lorenzo. Ciao Lorenzo. Da dove vieni, Lorenzo? Da Napoli. Da Napoli, è un nostro fedelissimo amico, ci segue in tutte le manifestazioni. Grazie, grazie Lorenzo. È impossibile non farvi conoscere un amico storico della pesca a spinning in mare, il nostro amico Nicola. Non un appassionato, un malato di pesca come a spinning, come me. Il nostro amico Nicola è uno dei pescatori storici davvero dello spinning in mare in Campania. Magari io sono un po' più bravo a condividere queste nostre esperienze, però ci sono pescatori con la P maiuscola oggi, ragazzi. Qua c'è Nicola, eh? Compreso Gigi. Troppo buono. Ciao Gigi. Pur di prendere qualcosa. Fossi stato un pescatore per toglierti dalla gara, magari. Ancora un commento a caldo con Luciano, Raffaele e Dimitri. Allora, la giornata è quella ideale come spot, perché l'anno scorso abbiamo fatto un paio di pesci, anche come condizioni meteomarine sono molto simili. Al momento non ci sono catture, però qual è l'importanza di oggi, Luciano? 5 oggi secondi. L'importanza è una giornata all'insegna dell'amicizia e di condividere tutti la stessa passione. Io ho restituito i soldi dell'iscrizione, per ciò di Raffaele. No, dai, insomma, a parte le condizioni, comunque sono buone. La giornata, oltre all'insegna dell'amicizia, è superato 5 secondi, Dimitri. Ecco, ragazzi, è stata una bellissima giornata e ringrazio questi tre amici davvero con la A maiuscola, eh. Ciao, ragazzi. Grazie, grazie a te, grande, grande Gigi. Luigi. Abbiamo anche presenze extra europee, no? Direttamente dalla Tunisia, il nostro amico Ali. Ciao ragazzi. Grandissimo pescatore. Ali, grazie anche. Allora, che cosa ne pensi di questa giornata nel suo complesso, come organizzazione, amicizia? Sì, veramente, mi sono divertito, ho conosciuto tanti amici, ho fatto amici, bella esperienza veramente. Grazie Ali, grandissimo pescatore. Grazie a te. Seguitelo veramente sul suo canale Instagram e Facebook. Fatti un po' di pubblicità. Ali Fishing, dai, eh. Grazie. Ancora nuove leve del futuro, ecco, della pesca spinning e non solo, dalla costiera amalfitana. Davide, Vincenzo e Salvatore, giusto? Bisogna mai arrendersi. Veloce break con l'amico Angelo dalla provincia di Napoli, che ha partecipato con la sua figlioletta. Di quanti anni, Angelo? 10 anni. Ormai è un aficionados delle nostre uscite qui di gruppo. Angelo è sempre presente in prima persona e questa volta ha portato con sé anche la figlioletta, che fa parte un po' dal...
No, no, dal papà. Dal papà. No, non c'è da imparare niente dal papà. Vabbè, comunque ha portato una bella quota rosa, che c'è bisogno sia della presenza femminile, oggi soprattutto. Ho visto tante quote rosa. Esatto. Bellissimo, bello. È anche. È un raduno che cresce di anno in anno, e le quote rose. Esatto, e queste qua sono le soddisfazioni che ci fanno davvero piacere. Grazie Angelo. Allora, l'occasione di oggi è quella, come sempre, di fare una giornata in amicizia, di spensieratezza. Vieni, vieni. Vieni. E con un occhio di attenzione sempre al futuro, alle nuove leve di pescatori e pescatrici, ok? Facciamo un grande applauso a loro, che è il motivo per cui siamo tutti qua. Il ringraziamento principale va ai ragazzi che seguono Planet Spin, soprattutto che è venuto da più lontano, mi sembra che c'è Davide da Latina, però non sei l'unico, perché ci sta un ragazzo che viene addirittura dalla Tunisia, il nostro Ali, direttamente da Tunisia. Grande, grande Ali, ti ringrazio, è un onore. E poi ringraziamo Paolo Lamarca, i ragazzi di Bass Fishing Campania, che hanno dato un contributo eccezionale per la richiesta, anche la concessione dei permessi, con il patrocinio di Lega Navale Italia, sezione di Battipaglia, e tutto questo è stato reso ancora più di prestigio, di privilegio, grazie ai premi messi a disposizione dall'azienda Giazzui e Scorziello Sasa. Tutti questi vanno il nostro grande applauso. Allora, premiamo prima, nessuno andrà a mani vuote oggi a casa, tutti quanti voi avete ricevuto un gadget di partecipazione, un connettino, una bibita, no? È già tanto. Ho così soldi. La nostra, ci attrezzeremo meglio per il futuro. E poi niente, per quanto riguarda gli under c'è un altro premio di consolazione, ok, messo sempre a disposizione da Giazzui. Per quanto riguarda la giornata, oltre alla passione per la pesca, all'amicizia e alla voglia di condividere una giornata in pieno relax, purtroppo i predatori non hanno collaborato e, in assenza di catture, come da regolamento, siamo andati avanti con l'assegnazione dei premi con una gara di lancio di precisione.